Eder, Mech, Pallister. Claudio, dopo questo incontro con Sebastiano che ha portato a una stretta di mano, ci sarà un seguito? Io spero di no, cioè io sono stato quasi, non dico intrappolato, ma insomma metterci là a rifiutare poteva essere anche antipatico. Se lui avrà il coraggio di dire la vera verità, che io sono convinto che lui ce l'abbia, potrei anche restringergli la mano da uomo. Queste sono le cose che vengono dette. Io non ho, non posso rispondere a questa cosa perché comunque io non ero lì, non ero a casa, non ero a casa. Capisci? Allora quello che è successo saranno gli inquirenti, saranno... Questo è, purtroppo io non posso rispondere a certe... Io l'incontro che è stata l'altra volta per me è stato molto importante perché abbiamo visto, almeno io ho visto, un Claudio Stelpin molto, molto diverso da quello che si sentiva e si vedeva in giro. Perciò un uomo che evidentemente non aveva le risposte, non aveva le cose, continua a dire queste sue esternazioni che comunque non hanno riscontri da nessuna parte. Ho avuto modo di analizzare e ricostruire il profilo personologico e psicologico di Liliana e assolutamente non emerge che Liliana fosse in una strettoia emotiva. Non era assolutamente divisa fra questi due uomini, semmai ci fosse stata l'aveva già ampiamente superata, questo ce lo dice la consulente informatica, è Liliana che parla, è la sua voce che noi ascoltiamo e abbiamo lì nella consulenza informatica, lei ci dice che cercava come divorziare, per cui lei era già uscita, se eventualmente ci fosse stata, da questa strettoia e aveva già deciso di andare via a vivere una nuova stagione di vita. L'ultima chiamata di Liliana con Claudio, nonché il contatto di Claudio, vengono poi misteriosamente cancellati dal telefono di Liliana. Ancora non sappiamo chi ha effettuato quella cancellazione, soprattutto quando è stata effettuata quella cancellazione. Possiamo arrivare a dirlo nel momento in cui riusciamo ad avere una copia forense completa ed esaustiva del telefono di Lilli, che ad oggi ancora non abbiamo. Non abbiamo tracce, non abbiamo neanche impronte sui sacchi esterni, i sacchi neri, non abbiamo impronte neanche di Lilli. Molti dicono, stando lì alle intemperie potrebbero essersi cancellate, però è anche vero che resta un'impronta guantata. È probabile che comunque quei sacchi fossero stati maneggiati da qualcun altro. Sergio, l'orologio di Liliana, oltre che fermo, era danneggiato. Potrebbe essere per un urto, ma potrebbe essere anche difendendosi, alzando il braccio, ha preso appunto questo colpo. Cioè, perché lei, mia sorella, era destrina, no, mancina, perciò per difendersi, e l'orologio lo portava a destra, alza la mano destra, non la sinistra, e perciò è plausibile che l'orologio abbia preso un colpo. Lei avrà palesato che voleva andare via da casa, e allora là è successo il tutto. Questo è quello che penso io. L'estate mi ha chiamato nella camera da letto e là, mi ricordo, ha preso un quadro, l'ha preso, ha alzato un angolo e mi ha mostrato un biglietto che ha detto che sono dei codici, che io non ho mai chiesto di cosa, non mi sono neanche... ho detto, come mai mi mostri? Ah, perché non sa mai, no? È meglio che tu sappia, no? Allora, vabbè. E dopo però non li ho mai più trovati. Penso che io reputo che fossero codici bancari o di un telefono, non lo so. Quando io sono tornato, ero con mia cugina e siamo andati appunto a parlare per fare il funerale, mi fa, venite su, venite a prendere qualcosa di Liliana come ricordo, perché io altrimenti butto via tutto o do alla Caritas. Ho preso quei quadri che io reputavo dove fossero appunto questi codici, che non li ho trovati, ho guardato anche in quelli che ho lasciato, erano due o tre troppo grandi. Sebastiano, dove hai messo i codici? Dove sono finiti? Io penso che lei sia uscita senza telefono, anche avendo detto prima a Stelpin che passava la Wind, ma prendersi un cellulare per lei, uno nuovo, perché avrà scoperto che con i suoi telefonini veniva controllata. E allora ha lasciato la posta a casa. Butta l'immondizia e gira l'angolo, e là qualcuno l'intercetta. Lei sale in macchina perché non può salire in altri posti, perché solo
un'automobile la porta via e là succede appunto irreparabile. Succede che lei rimane tramortita e invece di essere soccorsa, appunto avendo anche questa fuoriuscita di sangue dal naso, dalla bocca, chi era con lei ha preso paura, gli avrà messo qualcosa proprio in testa finché non sporcasse l'automobile e può essere che dopo sia morta anche così. Penso, da quando lei gira l'angolo non si sa più niente, non si sa più niente. La curiosità è che anche il marito non si sa più niente, perché lui dice che va a fare il giro dei coltelli, che dopo va alle 9 in, lo chiama studio, lavora 3 ore dentro nel laboratorio, il suo telefono non ha segnale né telefonico né dati, proprio è spento, spento. A Silvia e Jasmine Sebastiano avrebbe detto di essere tornato a casa in via Verrocchio intorno alle 10.30, il 14, tu credi lo abbia fatto? Secondo me sì. Sono cose che dice lui, sono suoi pensieri, sue cose, per carità. Io sono accusato di tutte queste cose, meno che della procura. La procura nei miei confronti e gli inquirenti non hanno mai... Però è vero che tu volevi regalare un po' di tutto a tutti. Sono cose che dice lui, non è assolutamente vero. E tutte queste cose qua sono ancora a casa. I vestiti, le cose di Liliana. Ma Sergio ha raccontato anche che dietro i quadri c'erano dei codici. Queste le dice lui, cioè cerchiamo di capire le cose, sono cose che dice lui. Io non sono andato a cercare, non so se si è inventato tutto, sono cose che dice lui. Non posso rispondere a queste cose che non so. Cioè cerchiamo di capire, io scomparsa Liliana, certamente sono caduto in un dolore estremo, non andavo in giro per la casa a guardare dietro i quadri. Ma dai, per favore, dai. Il volto di Lilli era il volto di un pugile suonato. Abbiamo lesività diffuse su tutto il viso e che non sono compatibili, secondo i nostri medici legali, né con una caduta, ma questo è quello che dice anche il medico legale di Sebastiano, dice che non sono compatibili quelle lesività con una caduta. Marisani, detto, come... Ascolti, lo ha detto in una intervista pubblica, dai, mai ogni volta dite queste cose qua, dai. Per favore, Scusi Sebastiano. No. E cioè, il dottor Barisani, mi faccia parlare, il dottor Barisani ha anche sostenuto che sicuramente non si tratta di un omicidio volontario, ma di un omicidio preterintenzionale o comunque di una morte conseguente a quelle lesività con successivo occultamento di cadavere. Queste sono le dichiarazioni rese a gennaio del 2024 dal dottor Barisani, che noi abbiamo dei nostri consulenti medici legali, non ci riportano che ci siano stati comunque degli elementi nuovi che possano portare a rivalutare quelle lesività. Aveva lesività sia nella regione frontale, nella regione orbitale, la palpebra tumefatta, lesioni naso, bocca, lingua, mento, alla tempia, aveva un ematoma sul vertice del capo, insomma. Solo chiacchiere. Disinformazione allo stato puro, l'intervista di Barisani che fu trasmessa alle ore 14, l'abbiamo vista tutti decine di volte, io l'ho anche postata più volte, ma Sebastiano invece di essere aperto e possibilista dice solo chiacchiere, evidentemente teme che se venisse appurato che Liliana è stata menata, lui può passare guai, altrimenti non si spiega questo tipo di reazione e affermazione. Sono tutte cose di sua fantasia, che non è mai successo, mai. Io non ho mai litigato con Liliana, discussione fino a che vuoi, ma litigato in casa, mai, assolutamente. Le mani nelle cose di Lilli non le ho mai messe. Sebastiano, ti ricordi di quella volta che facesti finta che la macchina aveva la batteria scarica per cercare di convincere Jasmine a venirti a soccorrere? Poi non venne lei, allora la macchina funzionava perfettamente? Allora, se la signora Jasmina dice che tutte queste cose qua le porterà in procura, aspettiamo che la procura eventualmente nei miei confronti oppure apri un fascicolo per cercare di capire
Cosa? Io adesso non rispondo, comunque ci sono le telefonate, certamente sì, perché io non vengo qua a rispondere a questa persona qua. Dopo 2 anni e mezzo tira fuori queste cose qua. E poi cosa servono sulla scomparsa di Liliana? Cosa c'entra? Cosa c'entra tutto questo? Ma sono cose che dice lei, capisci questa cosa? Certo che è accaduto, posso allora anche dimostrarlo. E posso dimostrare anche il perché è successo questo. Io alcuni giorni prima ero su a Tervisio e la macchina aveva ogni tanto questo piccolo difetto, non prendeva in moto. Potevi attaccare i cavi, tutto quanto, non prendeva in moto. C'era una coppia di olandesi che nella notte io sono andato nel panico, non riuscivo a spostare la macchina, sono venuti da me, io c'ho ancora il numero di telefono di questi olandesi, mi hanno aiutato, avevano 4 bambini che mi stavano addosso, e questa cosa qua mi è successo anche alcuni giorni dopo, quando ero lì a Venzone, perché ero in bicicletta, mi sono fermato a dormire lì in un parcheggio che è vicino al ponte di Venzone e non mi andava in moto la cosa, ho chiamato lei mi ha mandato un signore, adesso non mi ricordo se abbiamo attaccato la corda una cosa o l'altra e poi la macchina ha preso in moto e via. Come vi dicevo l'altro giorno, quando Sebastiano si arrampica sugli specchi inizia a sbagliare le concordanze fra singolare e plurale. Inoltre i cavi, i signori mandati da Jasmine, non li hanno mai attaccati. Sebastiano, quando li ha visti, ha acceso l'auto bello tranquillo e se n'è andato. 32. Litigate mai, discussioni fino a che vuoi. Io sfido, come l'ho detto l'altra volta, che venga qualcuno, qualcosa, a dire che abbiamo litigato. Io sono sfido. Pier Giorgio il 30 dicembre scambia te per un meccanico e tu poi, quando hai quel problema immaginario con la macchina, scambi Jasmine, una povera donna albergatrice, per un meccanico. Che avevo persona a Venzone che conoscevo, che poteva darmi una mano. Io rimango veramente colpito da queste sue dichiarazioni. Quando io lì ho fatto centinaia e centinaia di foto al bambino, sono stato a mangiare da loro perché la figlia mi invitava, una cosa e l'altra. Il nostro rapporto era così. Se dopo lei aveva un'altra idea, un altro pensiero. La signora fornisce comunque dei dettagli precisi, fa dei riferimenti abbastanza dettagliati, appunto, per cui poi a corredo della sua testimonianza consegna tutta una serie di documenti che chiaramente rendono il suo racconto assolutamente credibile ed attendibile. Voglio aggiungere una cosa, la signora quel giorno dell'episodio che avete menzionato manda, proprio perché lei ha paura, questo soggetto da Sebastiano. Noi abbiamo sentito questa persona e ci ha detto che quando è arrivato in realtà la macchina non aveva nessun problema, per cui Sebastiano si è messo in macchina ed è andato via. Per cui non è come dice Sebastiano che hanno utilizzato una corda, non è accaduto nulla di tutto questo. Ma guarda, io esattamente non ricordo, so che io la macchina mi si è fermata, io ho acceso il motorino d'avviamento, ho spinto la macchina, sono finito fermo sotto il ponte della ferrovia. Per questo io mi sono trovato in difficoltà. Poi ho chiamato, è venuto un signore, dopo probabilmente in qualche maniera la macchina avrà preso in moto, adesso non mi ricordo se abbiamo attaccato un cavo. Comunque sono cose che se la procura deciderà di aprire un fascicolo e magari vedere, io sono disponibile a rispondere. Infatti, ma l'importante è avere delle risposte per quello che è successo a Liliana, non queste cose che comunque hanno il suo valore, le sue cose. Però dopo 2 anni e mezzo, scusate, dopo 2 anni e mezzo mi sembra veramente una cosa... io forse mi aspetto che fra 2 anni verrà fuori qualcuno Sebastiano, che mi dirà che gli ho sparato. Che prove dice? Come può dire che avevamo un rapporto? Allora, sensazione, è un suo pensiero. Basta guardare anche il giorno prima. Eravamo assieme, siamo stati degli amici, abbiamo vissuto delle cose che comunque sono... Ci sono delle fotografie, delle immagini, tutto quanto. Se Liliana non stava bene con me, bastava che lo dicesse.
capisci? Non, lei non era come viene giudicata così. Perché... Quindi tu, che anche a dire del tuo gemello siamese zio Fulvio, quando ti arrabbia e scatti d'ira, prendi a pugni i muri e imprechi anche in aramaico, con Liliana non hai mai avuto scatti d'ira? Scatti d'ira quante ne vuoi. Non so cosa intendi dire litigare. Cosa significa litigare? Scatti d'ira io ce l'ho per conto mio, non certamente verso Liliana o verso qualcuno. Tante volte mi incazzo perché magari le cose non mi vanno come dovrebbero. Comunque sono cose, non lo so. Io sono accusato da tutti quanti, meno che dalla procura, adesso ditemi voi. Infatti il fatto che la procura non abbia approfondito mille aspetti dubbi sorprende un po' tutta la nazione italiana. E tutte le migliaia di persone che parlano bene di me? Io ti dico subito, io sfido chiunque a perdere la moglie in quel modo lì. Sono passati 30 mesi e ancora io non ho nessuna risposta. Non so quando è morta mia moglie, come è morta mia moglie, quando è morta, perché è morta. Ancora io non ho queste risposte. Come sto vivendo io? E io devo ascoltare queste persone qua, per favore. Dai. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.